Processo Res Publica, la procura condanna l'ex sindaco di Priolo Antonello Rizza, 1 anno e 2 mesi di reclusione. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per la fornitura dell'impianto audio luci del teatro. Il Tribunale Penale a Ridosio ha condannato l'ex sindaco di Priolo Antonello Rizza alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione. I fatti riguardano l'affidamento dell'appalto per la fornitura dell'impianto audio luci per il nuovo teatro comunale di Priolo, con una serie di presunte pressioni e di minacce nei confronti di un funzionario comunale perché favorisse un imprenditore. La sentenza è arrivata a conclusione del processo scaturito dall'inchiesta Res Publica portata a termine dai poliziotti del commissariato priolese nel 2016. L'ex sindaco è stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore del comune di Priolo, che si è costituito parte civile con il patrocinio dell'avvocato Paolo Dorio. Rizza, per il quale il PM aveva chiesto la condanna a 3 anni, è stato ritenuto responsabile di 2 episodi di turbata libertà degli incanti. Il primo episodio è relativo all'organizzazione della seconda edizione del Gran Galà Equestre nel novembre 2016. Per la stessa manifestazione sono stati condannati Desiree Giuliano alla pena di 10 mesi di reclusione e l'allora dirigente del settore spettacolo del comune priolese Salvatore Cirnigliaro alla pena di 1 anno di reclusione. Il secondo episodio riguarda la gara per l'affidamento dell'appalto di fornitura dell'impianto audioluci per il nuovo teatro del comune di Priolo. Per la stessa vicenda, avvenuta tra marzo e ottobre 2016, il Tribunale ha ritenuto dover assolvere gli ex assessori comunali Eugenio Maione e Giuseppe Pinnisi, assolto anche l'imprenditore Andrea Artale, per il quale il Tribunale ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato di frode in pubbliche forniture. L'ex sindaco Rizza è stato invece assolto per tutti gli altri capi di imputazione, al punto da fare commentare al difensore avvocato Domenico Mignosa che l'inchiesta giudiziaria si è sgonfiata rispetto alle premesse.